inizio la registrazione adesso. Io comunque facciamo questo primo scambio con l'avvocato Gallo sui temi che ci avevamo riservati di trattare, cioè quello dei diritti, con alcuni nessi con arte, spettacolo dal vivo, eccetera. Ci sono queste altre due persone che sono il professore Spedicato dell'Università di Bologna, che si occupa specificamente di questo, e l'altro, scusami, dopo mi ricorderai il nome, che pure era stato contattato, che adesso un collega dell'Accademia, se ho capito bene, e con i quali potremo mettere tutti in contatto, lo faremo comunque con una mail, e se possibile, anche se la nostra ricerca si conclude a fine, dopo ricorderai anche le date di quella cosa lì, Valentina, per cortesia, si conclude a fine gennaio, potremmo anche pensare a un supplemento se c'è un motivato interesse a fare di nuovo, naturalmente ringraziando l'avvocato Gallo o gli altri due, un approfondimento su questi temi dei diritti che sono abbastanza differenziati e su cui comunque ha senso anche configurare approfondimenti ulteriori come consulenze fatte dai singoli enti che magari appunto mettendo in contatto con persone competenti e specializzate potrebbe diventare più semplice fare. Questo rapidissimamente come quadro di oggi. Quindi ci abbiamo un'oretta, non di più, eventualmente anche meno, anche io direi chiederei all'avvocato Gallo di darci qualche informazione preliminare, visto il tema che adesso ricorderà Valentina, e poi soprattutto di rispondere a domande se ci sono da parte vostra dei quesiti specifici. Prego Valentina, e grazie a tutti per essere qui, nonostante tutte le condizioni eccezionali, eccetera. Prego. Eh sì, grazie anche da parte mia. Beh, insomma, giusto per aggiungere proprio due parole brevissime prima di dare la parola all'avvocato Gallo, insomma, per contestualizzare un attimo la giornata di oggi. L'incontro di oggi, che è qualcosa, insomma, come aveva anche accennato il professor Borsari, insomma, è qualcosa che va un po' al di fuori, che diciamo è a latere, si muove a latere di quella che è la nostra ricerca. Era nato questo incontro più che altro da un'esigenza inizialmente, se non sbaglio, adesso insomma dell'istituto da parte di ERT, che aveva mostrato insomma, in una delle nostre riunioni delle difficoltà, perplessità in termini proprio dei diritti d'autore in riferimento al caricamento sui loro siti e sulla messa a disposizione del pubblico di spettacoli di teatro digitalizzati. Parlando poi sempre durante sostanzialmente quest'ultima riunione collettiva che avevamo avuto, si è riscontrato che in realtà in maniera diversificata, come ha detto il professor Borsari, seconda insomma di quelli che sono gli ambiti di interesse, anche altri istituti partner avevano avuto questo stesso problema. Quindi non solo in relazione al teatro, ma più in generale allo spettacolo dal vivo, quindi anche la riproduzione di musica, arte, immagini. Quindi quello che noi avevamo insomma pensato un po' di fare oggi, e lasceremo poi la parola inizialmente quantomeno all'avvocato Gallo, di darci qualche indicazione insomma di massima su quello che è il rapporto tra elementi legislativi ed esigenze che la digitalizzazione propone e impone proprio in termini di diritti d'autore. E poi ci aspettiamo sostanzialmente che dopo questo insomma prima parte insomma di intervento ci possa essere uno scambio che anche qui, come diceva il professor Borsari, può eventualmente continuare anche dopo o tramite scambi diretti tra ciascun istituto e l'avvocato Gallo, se ci concede la disponibilità, il professor Spedicato e anche il professor Pierfrancesco Giannangeli, che era insomma, il terzo invitato che purtroppo oggi non ha potuto esserci, o eventualmente insomma, più avanti con un eventuale incontro. Ecco, questo è un po' il tema che per l'appunto è diversificato perché effettivamente poi ogni istituto ha la propria materia, il proprio tema specifico di interesse, però credo ci possano essere insomma degli elementi in comune che possono ritornare utili insomma alle varie parti. Insomma, mi sembra che i partecipanti comunque siano interessati alla questione. Quindi insomma, la ringrazio di nuovo, professor Avvocato Gallo, e le lascio la parola. Non so Scusa se un Andrea. attimo, la presentazione finale della ricerca è il Ah, sì. 28 o il 29, che non mi ricordo Il mai. 28 gennaio, e questo anzi lo ricordo soprattutto per i tre istituti presenti, il 28 gennaio abbiamo la presentazione finale della ricerca, quel giorno ci sono due keynote speaker che parleranno, che sono il professor Floridi,
e il professor Pietro Montani, e poi ci sarà appunto una presentazione mia, poi di, insomma, un report generale dei risultati della ricerca e una tavola rotonda tra i partecipanti di vari istituti partner. Quindi vi ricordo, insomma, come indicato poi anche nelle mail, se entro il 15 di gennaio, quindi insomma entro pochi giorni, potete fornirci sia eventualmente le schede, se volete modificarle prima della pubblicazione, quella dei questionari, sia se volete, se potete indicarci chi dei vostri, del vostro istituto, insomma, interverrà alla tavola rotonda della giornata finale, verrà inserito poi anche nel programma definitivo. Alcuni ce l'abbiamo già per Arter, sì. Barbara Busi, ha detto che sì, lo farà, sì, lei. Però io chiederei alle due signore che sono gentilmente qui di Arter, di ERT, quello di Enrico l'abbiamo già, di darci anche la loro personale mail, casomai rispondendo alla mail generale di Valentina, così vi teniamo aggiornati anche sul programma di questa data successiva. Poi abbiamo fatto questa interruzione, prego avvocato, era a lei il discorso. Allora, intanto buongiorno a tutti, vi ringrazio per avermi invitato qui oggi a questo incontro, ringrazio anche il professor Aceti in particolare per avermi coinvolto in questa iniziativa e rispetto alla quale faccio comunque complimenti perché ho letto il progetto, un progetto estremamente interessante, non solo da un punto di vista di tutti i profili legati appunto al diritto d'autore, ma proprio come iniziativa, soprattutto per il fine che ha di portare avanti questa idea di digitalizzazione improntata proprio anche su una mappatura di quello che è il patrimonio culturale della città di Bologna e di tutta quella che è l'attività culturale che viene svolta nel circondario e per lo più finalizzata poi a una sensibilizzazione del fruitore finale a conoscere, non tanto ad utilizzare lo strumento digitale come alternativo alla partecipazione in presenza, ma proprio come possibilità di andare ad approfondire la conoscenza del bagaglio culturale di un determinato territorio. E da questo punto di vista, cioè, prendendo spunto poi da quello che è il titolo di questo incontro, ho dedotto quelli che potrebbero essere gli aspetti che maggiormente interessano le istituzioni coinvolte. Sono aspetti estremamente vari. La stessa iniziativa della digitalizzazione di quello che parliamo in generale di materiale tutelato, suscettibile di tutela ai sensi della normativa di diritto d'autore, implica tutta una serie di accorgimenti e richiede lo svolgimento di quella che nel settore viene definita una vera e propria pratica di due diligence nella verifica e nell'accertamento di quelli che sono i diritti esistenti rispetto ai materiali e quella che è anche la catena dei diritti e quindi le possibilità di utilizzo di questi materiali e cosa fare di andare a rintracciare laddove appunto questi materiali vogliono essere utilizzati nell'ambito digitale. Anche perché poi a seconda del fatto se un determinato materiale sia o meno nativo digitale, subentrano poi anche lì l'esercizio di diritti differenti. Solitamente parlando di diritto d'autore in relazione a un'opera, a una creazione, oggetto di proprietà intellettuale, i diritti che rilevano maggiormente sono il diritto di riproduzione e il diritto di comunicazione al pubblico. Diritto di riproduzione che consiste anche nella trasposizione di una determinata opera da una forma ad un'altra. Quindi la digitalizzazione implica una forma di riproduzione. E poi invece il fatto che l'opera venga messa a disposizione su una piattaforma online, quella è una forma di comunicazione al pubblico tramite la quale ovviamente l'utente può scegliere di quando fruire dei contenuti. Naturalmente poi delle considerazioni diverse devono essere fatte per quelle opere che in realtà sono magari possono essere delle opere cadute in pubblico dominio, ma che sono tutelabili come beni culturali. Quindi subentra un'altra normativa a cui far riferimento, che non è quella sul diritto d'autore, ma è quella sulla tutela dei beni culturali. In questo caso, generalmente, pur essendo l'opera liberamente utilizzabile, nel senso che non ci sono dei diritti d'autore, è possibile che comunque l'ente, la legge prevede questo, l'ente che è in possesso dell'opera deve esprimere il proprio consenso all'utilizzo dell'immagine e questo consenso può essere ovviamente rilasciato dietro la richiesta di un corrispettivo.
Per quanto riguarda invece il diritto d'autore, occorre poi fare le dovute differenziazioni in base a quella che è la tipologia di materiale che si intende digitalizzare e utilizzare. Tant'è che nel titolo si parla di immagini, spettacoli dal vivo e musica. Ora, già il termine immagini contiene in sé una serie di diverse implicazioni, cioè possiamo parlare di immagini di opere d'arte, possiamo parlare di fotografie, possiamo parlare di scritte, quindi corrispondenza epistolare. Occorre pertanto, da caso a caso, ma immagino che questa già in parte sia un'attività che sia stata avviata dalle varie istituzioni di catalogazione di quelli che sono le varie opere, i vari materiali da digitalizzare, andarli a suddividere per categorie. Per ogni categoria puoi andare a svolgere proprio un'attività di ricerca e di accertamento rispetto a quello che potrebbe essere l'autore o meno. Io adesso sto parlando in linea generale di autore, ma occorre tenere presente che la normativa di diritto d'autore riconosce sì dei diritti agli autori, che sono dei diritti di natura patrimoniale e morale. Quelli che rilevano nel nostro caso principalmente sono dei diritti, nel vostro caso sono dei diritti di natura patrimoniale, cioè dei diritti di utilizzazione economica, quelli a cui facevo riferimento prima, cioè riproduzione, comunicazione al pubblico, ma ce ne sono anche tanti altri. E poi ci sono invece dei diritti, quelli che vengono chiamati diritti morali d'autore, che sono dei diritti in realtà che riguardano la tutela della persona dell'autore, il cui esercizio è possibile, in quali vengono esercitati attraverso un controllo sull'opera, che sono ad esempio il fatto di essere riconosciuto autore di una determinata opera, oppure che l'opera rimanga integra, che non vengano apportate modificazioni. E questo come, diciamo, macro categorie. Poi ci sono però un'altra categoria di diritti, che sono quelle dei diritti connessi, ovvero dei diritti che la legge, il legislatore, ha riconosciuto a dei soggetti per determinate attività creative che non assurgono lo stesso ruolo di quella autoriale. E quindi mi riferisco ad esempio alla tutela, non so, riconosciuta alle fotografie semplici, oppure ovvero le fotografie che non costituiscono, non sono tutelate come opera d'arte intesa quale opera fotografica, ma delle fotografie ad esempio scattate a dei luoghi, a delle persone, e che non hanno quei requisiti di creatività che gli permettono di essere classificate come opere dell'ingegno ai sensi della legge italiana sul diritto d'autore. E poi un'altra categoria di soggetti che svolgono comunque un'attività creativa in relazione a determinata opera sono gli artisti, interpreti ed esecutori, mentre altri diritti connessi vengono riconosciuti ad altri soggetti che svolgono non attività creativa, ma contribuiscono finanziariamente per la creazione e la distribuzione di un'opera, ad esempio come il produttore cinematografico o il produttore discografico o comunque le emittenti televisive. E quindi, come vedete, ci sono diversi soggetti da tenere in considerazione nel momento in cui si voglia svolgere un'attività di accertamento su quelli che sono i diritti d'autore, definiamoli così, esistenti in riferimento a un determinato o una determinata opera o determinati materiali che si intende digitalizzare. Naturalmente occorre anche tenere presente che non è detto che per qualsiasi tipologia di materiale debba essere espresso un consenso nel vostro caso, nel senso che essendo comunque delle realtà strutturate, degli enti, delle istituzioni, è possibile che già, non so, mi è capitato ad esempio di vedere in passato un regolamento relativo alla questione dei diritti di proprietà intellettuali proprio da parte di un'università che aveva realizzato un progetto dove bisognava realizzare determinate creazioni, e quindi quei diritti di proprietà intellettuale venivano acquisiti direttamente con l'adesione al bando e la partecipazione al progetto. Quindi, oppure magari dei diritti vengono acquisiti aderendo a un determinato corso, a un determinato laboratorio. Quindi questo nel caso di Unibo o l'Accademia di Belle Arti. Nel caso invece di ERT o comunque altri enti che producono spettacoli o comunque iniziative culturali, è possibile che anche lì questi diritti, o tutti o in parte i diritti necessari ad una digitalizzazione di quelli che sono stati poi gli eventi o comunque i prodotti finali di un determinato progetto, siano già stati acquisiti o in qualche modo regolamentati. Quindi anche lì si ha quantomeno, se non c'è stata un'acquisizione totale, quantomeno un punto di partenza, una linea guida alla quale fare riferimento e da seguire poi per insomma ottenere i consensi necessari al pieno e libero sfruttamento di questi materiali.
Diciamo che l'aspetto che vedo un po' più, forse un po' più che riserva delle particolarità, qualche maggiore accortezza riguarda forse lo spettacolo dal vivo. Nel senso che lo spettacolo dal vivo appunto nasce, lo spettacolo teatrale, come è destinato ad essere rappresentato. Già il fatto che lo spettacolo venga ripreso è un ulteriore passo rispetto a quella che è la natura dell'opera stessa, perché si ha proprio una fissazione di quella che è una performance. Quindi lì subentrano poi, occorre tener conto non soltanto di quelli che sono i diritti del produttore, ma anche vedere come sono stati disciplinati con chi ha prodotto lo spettacolo i diritti di artisti, interpreti ed esecutori. Perché ragionevolmente potrebbero essere stati acquisiti, cosa che avviene ad esempio in ambito cinematografico. Adesso qui non c'è nessuno della Cineteca, però in ambito cinematografico solitamente il produttore acquisisce tutti i diritti possibili e immaginabili proprio per evitare di avere vincoli nello sfruttamento dell'opera che sta finanziando. E questo invece è diverso per l'ambito teatrale, dove appunto la destinazione dell'opera è nettamente differente da quella dell'opera cinematografica. E magari è possibile che sia stato anche acquisito un consenso da parte della compagnia, magari che ha tenuto la rappresentazione, da parte del teatro ospitante, però magari un consenso non circostanziato in maniera inesatta rispetto a determinati utilizzi. Quindi di volta in volta occorre anche svolgere questa attività di verifica di quello che è stato fatto in passato, ecco. E la stessa cosa vale naturalmente per la musica destinata, gli spettacoli musicali per lo più destinati all'esecuzione e non necessariamente, laddove ovviamente la rappresentazione avvenga in teatro, ad essere fissati sul supporto, di, insomma, naturalmente di vario genere. Senza contare poi che c'è un altro aspetto che spesse volte viene sottovalutato, ma che è strettamente correlato a quello che è il problema della digitalizzazione, che riguarda il trattamento dati personali. Perché naturalmente caricare tutti questi materiali online significa anche apporre i dovuti riferimenti, quelli che vengono definiti nell'ambiente i credits, i crediti, quindi attribuire una determinata opera a un determinato autore, citare, non so, il produttore piuttosto che l'esecutore o gli artisti che hanno preso parte a uno spettacolo dal vivo. Quindi oppure ad esempio un'opera che proviene da una determinata collezione che è stata frutto di donazione da parte di privato, quindi là pure subentrano tutta una serie di valutazioni rilevanti da un punto di vista giuridico che è bene tener conto nel momento in cui si intende portare avanti questo processo di digitalizzazione. E nello specifico poi ci sono ovviamente anche delle accortezze da utilizzare, facevo prima riferimento alle fotografie semplici, al materiale fotografico. Materiale fotografico che dalla normativa viene classificato in tre categorie, ovvero ci sono le opere fotografiche, le fotografie cosiddette semplici e invece le fotografie meramente documentali, alle quali invece non viene riconosciuta alcuna tutela, mentre per le fotografie, per le opere fotografiche, vengono, le opere fotografiche sono quelle fotografie che presentano una particolare creatività e originalità. La legge non ci dice quelle che sono le caratteristiche che la fotografia deve avere per essere ritenuta opera fotografica, ma in questo ci ha aiutato nel tempo la giurisprudenza. E chiaramente, facendo riferimento a un'opera fotografica, è facilmente deducibile il fatto che essa possa essere riconosciuta come opera d'arte laddove abbia delle peculiari caratteristiche, data ad esempio dalla scelta di luce e ombre, la capacità di cogliere un determinato momento in relazione a un determinato soggetto, ovviamente la capacità tutte che riguardano quindi il fotografo, colui che scatta la fotografia. E naturalmente poi diciamo le cose si complicano ancora di più con l'utilizzo delle nuove tecnologie, perché tutti sappiamo adesso che ormai con la fotografia digitale non dico il grosso del lavoro, ma un'ampia attività viene svolta anche post scatto, quindi in post produzione, e quindi questo ovviamente implica delle valutazioni differenti. Poi dicevo, abbiamo le fotografie semplici, che sono delle fotografie che ritraggono luoghi, persone, ma sono delle fotografie che non hanno nulla di particolarmente creativo, ma vengono riconosciute a questo tipo di fotografie un diritto connesso, che è un diritto del fotografo a utilizzare economicamente la fotografia, a diffonderla, ed ha una durata di 20 anni, mentre l'opera fotografica vera e propria considerata opera d'arte ha una durata, una tutela
pari a tutta la vita del suo autore più 70 anni dopo la sua morte. Quindi capite bene quelle che sono le implicazioni diverse nell'utilizzo dei materiali a seconda della classificazione che se ne fa. E questo, per un esempio pratico di fotografia semplice, che sicuramente vi aiuta meglio a capire quello di cui stiamo parlando, perché è nell'immaginario collettivo come immagine, riguarda una sentenza relativamente recente che riguarda la foto dei giudici Falcone e Borsellino che parlano tra di loro durante un convegno. Quella fotografia là, per quanto sia celebre, è stata ritenuta una fotografia semplice, perché scattata dal fotografo per un, non so se per un quotidiano settimanale, ed è diventata celebre solo a seguito di eventi storici che noi tutti conosciamo, però quella non è una fotografia creativa, come magari possono essere fotografie creative, non so, foto di grandi nomi, a tutti noti, insomma. E queste, diciamo, le particolari questioni che possono essere rilevanti, o credo lo siano, in base a quel che ho visto io, i materiali che ho visto. Se poi qualcuno di voi però ha determinate, delle domande specifiche da fare, per quanto possibile, cioè capite bene che sono comunque tutte questioni che devono essere poi analizzate in concreto e approfondite in base alla singola casistica, però in linea di massima questi sono i punti da tenere in considerazione nel procedere in questa attività di digitalizzazione. Altro aspetto, ma che è un po' più, diciamo così, meno, cioè un po' più di nicchia, è quella che riguarda la tutela delle opere anche di architettura. Cioè anche l'architettura viene considerata dalla legge opera dell'ingegno, ovviamente laddove sussistano determinati requisiti, sempre di creatività, originalità. E anche lì non abbiamo dei parametri certi da seguire, occorre poi di volta in volta valutare caso per caso quello che ha detto la giurisprudenza nel corso, in realtà rari casi, perché l'architettura non è così diffusa, non sono dei casi così diffusi che arrivano davanti ai giudici. Bene, non grazie. So molto interessante comunque il quadro che ci ha dato, è utile per delineare i confini un po' di un campo vastissimo, perché come diceva giustamente la casistica poi che è decisiva per vedere. Io farei solo un'osservazione rapida per dire che, anche perché ce ne occupiamo noi, nonostante sia laterale, se la creatività diventa elemento dirimente nella valutazione di dove classificare un determinato, ad esempio, riproduzione fotografica, è chiaro che bisogna capire cos'è la creatività. Al di là, io credo che sostanzialmente finisca per essere anche, più che non qualcosa di accertabile su criteri oggettivi, di autocertificato, cioè, come diceva lei, il nome del fotografo e quindi lo status di creativo barra artistico che assume l'autore della fotografia a fare spesso la differenza. È una distinzione sottile, comunque ci dà l'idea di che quali siano le faccende implicate. Io direi, come suggeriva lei, di rivolgerci direttamente ai nostri tre interlocutori degli istituti culturali, se poi Valentina vuole aggiungere qualcosa volentieri, per sentire se hanno delle domande specifiche, casomai proseguire l'altra mezz'oretta che molto gentilmente ci ha messo a disposizione. Unica aggiunta che volevo fare riguarda ovviamente le novità normative, perché comunque quando parliamo di diritto d'autore facciamo riferimento ad una normativa datata, nel senso che è una legge del 41, cioè l'Italia era ancora monarchia, una legge che ovviamente è stata aggiornata nel corso degli anni sulla base di quelli che sono stati degli interventi legislativi richiesti sia a livello, soprattutto a livello dell'Unione Europea, ma anche in accordo a quelli che sono le varie intese a livello internazionale. Da ultimo, le più recenti modifiche sono state introdotte negli ultimi mesi del 2021 e riguardano la nuova direttiva copyright, quelli che tutti conosciamo come nuova direttiva copyright sugli utilizzi digitali, che ha introdotto appunto delle notevoli modifiche alla normativa in materia di diritto d'autore proprio per quel che riguarda l'utilizzazione online di determinati contenuti. Ora, le modifiche principali, le novità principali riguardano ad esempio l'utilizzo di contenuti editoriali, ma ci sono importanti aspetti che riguardano anche le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore per le libere utilizzazioni,
oppure l'utilizzo delle opere fuori commercio, lo sfruttamento online di determinate opere per aspetti che riguardano in maniera particolare artisti, interpreti e esecutori, proprio per garantire loro una maggiore tutela e trasparenza nello sfruttamento di contenuti che li riguardano. Quindi occorre tenere presente anche di quelle che sono le novità legislative, approcciandosi alla materia. E qualche cosa di rilevante in proposito ce lo può dire? Qual è la novità principale secondo lei? Ma allora le novità principali sono tante, nel senso che la portata di questa ultima direttiva è notevole, ma la stiamo ancora analizzando nel dettaglio, ma la cosa interessante sarà vedere come poi concretamente verrà attuata. Perché riguarda per lo più i prestatori di servizi di comunicazioni. E senz'altro interessante il discorso relativo agli artisti, interpreti ed esecutori, perché ovviamente garantisce una maggiore trasparenza in quelli che sono i ricavi che derivano dallo sfruttamento di determinati materiali e una maggiore loro partecipazione e contesa di quelli che sono lo sfruttamento effettivo delle loro opere e performance. E poi altra cosa importante, ad esempio, riguarda l'ambito del cinema, dove viene riconosciuto ufficialmente rilievo per la prima volta alla figura dei doppiatori, che è una figura che in Italia ha una sua valenza, ma che solitamente appunto rimaneva sempre nell'ombra. E così come una previsione interessante riguarda la fotografia e praticamente laddove vengano a mancare quei requisiti di creatività richiesti per l'opera fotografica, la fotografia di un'opera caduta in pubblico dominio non può essere neppure ritenuta fotografia semplice. Questa è una cosa abbastanza interessante, ad esempio, che è stata prevista dal legislatore, così come ad esempio un'altra cosa che però ovviamente magari per chi non è addentrato magari ha difficoltà a coglierne la portata innovativa, è un riferimento espresso alla parodia, che non è contenuto nel nostro ordinamento al momento ed era solo un riferimento normativo già presente in un'altra direttiva europea che viene ribadito in questa ultima. E poi vabbè, tante novità interessanti per quel che riguarda lo sfruttamento dei contenuti giornalistici, perché ormai ovviamente c'è un uso e un abuso di vario genere online, di quelle che sono le notizie dei vari settimanali, quotidiani online, stampa online. Quindi senz'altro avrà un impatto notevole su quella che è l'economia del paese. Scusi, ma la parodia che per profani cosa significa? Che è soggetta a diritti anche l'opera di cui fa parodia la parodia? Cioè, voglio dire, chi fa parodia deve pagare diritti a chi ha fatto l'oggetto che sta parodiando? No, allora, la parodia viene considerata comunque un'opera, è un'eccezione, cioè solitamente viene ricondotta a quella che è la disciplina dell'elaborazione. Ora, per elaborare un'opera tutelata dal diritto d'autore è necessario il consenso dell'autore. Semplicemente che la parodia ha delle caratteristiche tali per cui richiama alla mente, in questo caso parliamo di spettatore per intenderci meglio, quella che è l'opera originale, ma vive di una vita propria, tale per cui è sì collegata ma del tutto svincolata per sua natura rispetto a quella che è l'opera non originale. Non deve pagare i diritti, la risposta è quindi no, è indipendente ed è meritevole anch'essa di tutela autonoma. Sembra il film Qui rido io, non so se l'avete visto. Esatto, quello è stato il caso scuola, è stato il primo, credo che sia stato forse uno dei primi casi di diritto d'autore giudicati in Italia. All'epoca, tra l'altro, fu giudicato dal Tribunale Penale di Napoli, quindi era considerato comunque un reato. Ed è, sì, è il caso scuola, qui rido io, e quella sentenza estrapola proprio i principi cardine che sono alla base della distinzione tra la parodia e la contraffazione di un'opera d'arte. Bene, qualcosa abbiamo imparato anche noi. Allora, lascerei i nostri tre interlocutori liberamente un giro di domande, Enrico, Martina e Silvia, se avete domande liberamente, prego.
Io avevo una curiosità, se posso. Prego. In queste, ovviamente denunciando assolutamente la mia ignoranza in materia, mi chiedevo se su questo tema dei diritti d'autore ci fosse in queste novità normative anche un accenno al discorso degli NFT. No, allora, quello è un altro discorso, là si apre un altro, un Lo totalmente so che si altro. apre un altro tema, quindi. È anche un altro argomento che stiamo approfondendo, e tra l'altro anche come studio abbiamo attivato da pochi giorni proprio un servizio di notarizzazione su blockchain e creazione di NFT. Quello però riguarda in maniera tangenziale il diritto d'autore, nel senso che l'NFT è tutto un discorso un po' più complesso. Parliamo di oggetti digitali adesso tecnicamente per intenderci, quando si parla di NFT parliamo di un pacchetto di dati, di metadati, che forniscono determinate indicazioni ai quali viene abbinata, in questo caso, facciamo conto un'opera d'arte che può essere nativa digitale o meno. E l'NFT è utile perché può o meno, intanto nella sua circolazione, diciamo, tutti i passaggi di proprietà, diciamo, vengono annotati su questa, grazie alla tecnologia blockchain, vanno con l'NFT, quindi diciamo, garantisce una certezza, la possibilità di ricostruire quella che è tutta la catena di passaggi relativi alla proprietà dell'NFT. E può essere poi abbinato a quelli che vengono definiti smart contract, ovvero dei contratti che funzionano in automatico, che non hanno bisogno di intermediazione. Quindi, senz'altro, pro futuro l'NFT avrà una sua, probabilmente potrà avere una sua, diffusione, utilizzo anche da parte. Adesso non so se delle società delle collecting society, perché io so che SIAE comunque si sta portando avanti in questo discorso, perché chiaramente le implicazioni sono notevoli nell'utilizzo di una tecnologia del genere, perché io potrei, ad esempio, creare il mio film, farlo circolare su NFT, abbinando uno smart contract che prevede già, quindi che al momento del pagamento per l'utilizzo del contenuto, una quota di quella cifra che viene pagata vada direttamente sul mio wallet, per definirlo così, e per utilizzare i termini tecnici utilizzati in quest'ambito. Che sarebbe Quindi, portafoglio in italiano, wallet, per dire sul conto corrente in sì. pratica. Però si Quindi, chiama wallet anche in italiano, wallet, quindi anche perché per sì. differenziarlo dal portafoglio normale, perché ha una sua valuta, perché questi Sì. È sistemi per l'acquisto di NFT ovviamente hanno delle proprie valute il modello digitali. del blockchain sulle criptovalute. Esatto. Allora, lo Quindi chiedevo proprio non, perché. no, la direttiva non disciplina gli NFT. No. Ok, mi è venuto in mente perché, essendo stata anche in commissione Incredible, uno dei progetti metteva sul tavolo proprio l'ipotesi di cui parlava lei, quindi il discorso del poterlo applicare all'industria cinematografica, sviluppando in questo modo un mercato diverso con dinamiche e logiche di mercato proprio di Sì, domanda e si andrebbe proprio a offerta sviluppare completamente un mercato diversi. parallelo, sia per il cinema, ma anche per la musica, e poi in realtà per qualunque Per altro tipo l'arte, di linea per sì. digitalizzata. Sì. No, però non va a disciplinare queste cose. Ok, grazie. Prego. Non ancora, diciamo. Non sono ancora intervenuti, ma infatti è un mercato adesso che è un po' non, è del tutto deregolamentato, tant'è che cioè, si rischia. Qualcuno ha la fortuna magari di comprare a poco un'opera che nel giro sono state delle vendite di alcune opere d'arte lo scorso luglio per 2000 euro, per 2000 dollari, scusi, e adesso valgono più di 45.000 dollari. Quindi, però anche lì è tutto deregolamentato anche da un punto di vista finanziario e tributario, insomma, sono parecchi lati oscuri. Se qualcuno lo prendesse come un suggerimento di investimenti passi i propri risparmi, noi decliniamo responsabilità. Anche se è tutto tracciabile, è tutto alla luce del sole in Sì, realtà. per carità, però dopo se uno ce li Però rimette non c'entriamo. è questo che fa paura, tra virgolette, a certo. banche e alla SIAE, E beh, per esempio. d'altra Ma parte infatti. si sta portando avanti. Non so quanto possa imbrigliare queste dinamiche che vanno Fatto oltre i questo confini. che Sì.
Se funziona l'economia illegale se ne approprierà sicuramente, perché mi piacciono un sacco quelle cose. Il fatto è che comunque si ha, al di là di che se ne dica, anche col discorso che non esiste più il monopolio SIAE, sì, vero, sulla carta, ma in concreto comunque, sebbene questo monopolio sia venuto meno, anche le altre collecting hanno degli accordi con SIAE per la riscossione, perché comunque è un sistema talmente, diciamo, antico, per non dir vecchio, è radicato, che magari può avere delle falle, diciamo, nel funzionamento forse, però garantisce una struttura da poter sfruttare in maniera proficua. Tant'è che poi con la caduta del monopolio, diciamo, forse si è avuto un po' questo scossone, si è messa al passo con i tempi, e ovviamente il tutto poi viene il rapporto con le altre collecting, che non parlo di consorelle estere, ma parlo proprio di altre collecting society che possono operare ovviamente nel territorio italiano, avviene sulla base di accordi. Quindi mantiene comunque questa posizione predominante, quindi probabilmente riuscirà a mantenerla anche col discorso degli NFT, probabilmente offrendo anche proprio dei sistemi basati su questa tecnologia, che però forse vanno in qualche modo ad agevolare la riscossione, forse garantendo anche, perché ovviamente l'applicazione di questa tecnologia, la riscossione dei diritti d'autore, implica anche una minore attività, cioè tutto basato su degli automatismi tecnologici che vanno senz'altro a snellire le procedure burocratiche, quindi probabilmente si potranno applicare, immagino, volendolo fare, delle percentuali più basse su quelle, rispetto a quelle che attualmente sono applicate. Ma vediamo, insomma, cosa accadrà. Altre curiosità, domande dirette, prego, non esitate. Io magari ho un dubbio che non riesco, diciamo, in tutti questi mesi di pandemia non sono ancora riuscita a dipanare. Noi durante la pandemia abbiamo cominciato ovviamente, insomma, a rivolgerci al nostro pubblico attraverso la forma online, quindi anche presentando degli spettacoli, come diceva lei prima, spettacoli nati per essere presentati dal vivo, per cui avevamo delle registrazioni fatte molto bene per questioni di archivio, comunque perché, insomma, ci tenevamo, senza prevedere quello che sarebbe successo, però insomma avevamo nel cassetto questi bei video. Ci siamo dati da fare per raccogliere le autorizzazioni degli interpreti, dei video, dei collaboratori, come diceva lei prima, insomma, sempre presentandoli gratuitamente, quindi senza scopo di lucro, e li abbiamo messi a disposizione per periodi di tempo limitati sulla nostra pagina web. Quello che non sono mai riuscita a capire è il fatto che questi spettacoli musicali hanno anche questi spettacoli teatrali hanno anche delle musiche che dal vivo sono musiche, diciamo, di corredo, musiche di scena che vengono dichiarate a SIAE attraverso il foglio musicale. Ma quando vengono presentate online si trasformano, come dire, in una vera e propria, diciamo, film, che non è proprio un film, però... Diventa, chiamiamola, opera audiovisiva. No, opera audiovisiva, esattamente. E qui mi chiedo se esiste, sono a conoscenza dell'esistenza del diritto di sincronizzazione, e mi sono sempre chiesto se in questo caso scatta per le musiche il diritto di sincronizzazione, cioè di unione di un video con una parte... Guarda, ci riflettevo proprio sul discorso in vista di questo incontro, su questo aspetto. Secondo me sì, perché comunque la concessione, cioè le opere, determinate opere musicali vengono, laddove ovviamente non siano create appositamente per lo spettacolo, sono oggetto di licenza da parte di SIAE. E nel momento in cui però l'opera teatrale viene filmata, dicevamo, viene dato vita a un prodotto audiovisivo, adesso non è propriamente cinematografico, ma comunque un prodotto audiovisivo, dove potrebbero anche esserci dei profili di diritto d'autore relativi al regista, ovvero chi effettua le riprese a seconda, a meno che ovviamente non venga messa una telecamera fissa, allora lì poco cambia, ma nel caso in cui intervenga proprio una regia di tipo televisivo, potrebbero esserci anche dei profili da quel punto di vista lì. Per il discorso musiche, sì, secondo me subentra quest'altro aspetto della sincronizzazione, e lì bisognerebbe avere le dovute autorizzazioni da parte dell'autore, il produttore, l'editore, perché poi lì
sono tutte delle valutazioni che devono essere fatte a seconda del fatto se rispetto ad una, chiamiamola canzone, venga utilizzata solo la musica e sia l'attore a cantare su quella musica. Se la musica sia stata creata da un'altra orchestra, se la musica invece se l'attore si trovi a cantare sulla traccia originale o meno, o se invece venga utilizzata proprio la canzone nel formato originale messa in commercio dal produttore. Quindi sono tutti aspetti da considerare. E la maglia è abbastanza intricata, non deve scoraggiare questo, perché capisco che poi concretamente nel momento in cui uno deve andare a caricare online questi materiali c'è tanta attività da svolgere, però sì, diventa quasi impossibile, nel senso che se per lo spettacolo dal vivo non c'è l'obbligo di chiedere l'autorizzazione agli editori delle musiche per utilizzarle in uno spettacolo, ma semplicemente si dichiarano a SIAE o alle altre consolarie e si paga, diciamo, l'importo dovuto. Sull'online, se io devo mettermi a chiedere per ogni singola traccia musicale all'editore l'autorizzazione, andiamo da, che ne so, da Mozart e Deep Purple, voglio dire. Quindi io come faccio per mettere online gratuitamente un video che, insomma, per tenere il mio pubblico un po' vicino a me, devo andare a fare un lavoro, magari a spendere tanto, perché poi queste grosse società... E poi ovviamente chiedono un pagamento per la concessione. Ma poi immaginino anche... Solitamente la cifra che viene richiesta... Allora, tutte le volte che mi è capitato di richiedere delle autorizzazioni per la sincronizzazione, sia l'editore che il produttore chiede comunque una descrizione dettagliata di quello che è il prodotto che verrà realizzato, proprio perché vengono fatte anche delle valutazioni di tipo economico su quanto chiedere o quanto non chiedere per la concessione. Però là poi ci sono anche poi dei profili riguardanti lo stesso autore, al di là di chi ha i diritti sull'editore o produttore, ma sull'autore da un punto di vista proprio di morale, cioè il fatto di essere che la sua opera venga inserita in un'altra opera, in uno spettacolo dal vivo di un determinato genere che parla di determinati argomenti o meno. Spettacolo dal vivo, cinematografico, perché... Sì, su questo SIAE ha sempre detto che per lo spettacolo dal vivo non c'era necessità di chiedere autorizzazione. Però effettivamente ha ragione, se l'autore non dovesse essere d'accordo che questa sua opera venga inserita. Sono anche questi profili qui da tenere in considerazione. Grazie. Niente. Un altro dubbio, la direttiva di copyright, quella nuova, è stata già recepita dall'ordinamento italiano o no? Allora, è stata recepita, sì, con un decreto del, vado a memoria, del 4 novembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e il, adesso non ricordo se il 28 o il 3, comunque fine novembre, sì, comunque sì, è stata recepita da poco, adesso vediamo la concreta applicazione. Sì, con un po' di ritardo, però insomma, anche perché vabbè, con il periodo Covid ha anche slittato un po' tutto. Altre domande, Enrico, curiosità? No, Andrea, cioè di domande specifiche rispetto allo spettacolo dal vivo, devo dire non ne ho. Non vorrei depistare un po' l'ordine della riflessione che stiamo facendo. Grazie. Ma ce l'hai sulle immagini, opere d'arte, visto che io abbiamo altri 10 minuti. Più che altro temo che questa notte non dormirò, perché è da poco più di un mese che è uscito un mio lavoro, è stato pubblicato, che è un dizionario di decorazione per l'architettura, dove tra l'altro, diceva Valentina tempi addietro, mi sono imbattuto proprio in quest'ordine di problematiche legate in particolar modo ad immagini architettoniche o di finiture architettoniche. E ormai il lavoro è uscito, per cui spero non dobbiate venirmi a trovare in prigione, perché ho incontrato veramente delle enormi difficoltà. Se volete ve ne cito un paio, giusto per
dare le dimensioni dei problemi rispetto alle immagini. Alcune immagini di cui ho fatto uso le ho scattate io personalmente proprio per sollevarmi da quest'ordine problematico. Altre, in altri casi, rispetto ad alcuni lemmi, ho usato immagini già pubblicate, talvolta prese da bibliografie con apparati iconografici ben fatti, per cui insomma ho guardato un po' anche la qualità. E lì mi sono incontrato in alcuni istituti anche religiosi, ad esempio rispetto a finimenti decorativi delle chiese, dove mi hanno dato la liberatoria per utilizzare queste immagini. Alcuni mi hanno chiesto semplicemente, qui non ho capito, forse Antonio Gallo mi sa davvero, può aiutare a capire. Alcuni mi hanno chiesto 3 copie del volume e su questo numero non sono riuscito a darmi delle spiegazioni e l'editore ha già provveduto ad inviarle. Siccome parallelamente... Non so, sinceramente, devo dire la verità, il perché delle 3 copie. Mi sembra una cosa... Hanno dei sistemi di archiviazione proprio tale per cui queste 3 copie avevano una destinazione precisa. Non lo so, dei cugini a cui fare gentile omaggio. Ecco, perché poi non si capisce mai il confine tra l'ufficioso, l'ufficiale, il parentale e quant'altro. Però gli stessi enti, siccome parallelamente al volume cartaceo ho aperto una galleria web dove vado ad incrementare la raccolta di immagini, perché per ogni lemma non ho potuto, per questioni anche di economia, di spazio, come dire, fornire un'immagine, ho aperto questa galleria web dove via via incrementando questa collezione, diciamo, è uno spazio informatico aperto. In evoluzione. Dove io attualmente sto inserendo solo fotografie scattate da me. Le stesse fotografie per cui ho ricevuto autorizzazione per poter essere pubblicate in questa galleria, invece per queste immagini hanno chiesto un compenso economico sull'ordine di alcune centinaia di euro per immagine. Cioè per il cartaceo 3 copie e per l'inserimento in galleria web dalle 150 euro in su per ogni immagine. Ecco, questo è un po' l'ordine dei problemi in cui mi sono imbattuto. Tra l'altro dopo aver citato a fine volume tutto l'elenco delle fonti, come usualmente si fa. Loro, insomma, è stato. Per cui è una situazione un po' da far west questa, nel senso che probabilmente un qualche cavillo, immagino io, legislativo sull'utilizzo di un'immagine in questo ambito in cui io mi sono mosso, ci sarà senz'altro, ma forse io mi dicevo... Ma parliamo di immagini relative a cosa? Sempre a particolari architettonici? Sì, generalmente a particolari architettonici. Ad esempio non a un'intera facciata di un'architettura chiesastica, ad esempio, ma ad un fregio, un rosone, laddove un rosone poi specialmente nei monumenti più importanti lo riconoscono ormai anche, insomma, gli inesperti. Per cui addirittura entriamo nel dettaglio della finitura architettonica. Ecco, questo è l'ordine dei problemi in cui mi sono imbattuto, poi alla fine mi sono fatto coraggio, ho tagliato la testa al toro. Probabilmente rientriamo nel discorso beni culturali qua però. Quindi immagini, consenso per l'utilizzo dell'immagine e richiesta di un corrispettivo. Evidentemente ecco, in questo caso io... non lo so, non trovano redditizio più il cartaceo. No... Ma chi lo sa, è una non cosa lo so perché questa distinzione, singolare. Sinceramente non lo so. Però diciamo che la macchinosità del sistema, dal mio punto di vista, nello specifico di un lavoro come questo, diciamo che è di grande impedimento allo sviluppo di un lavoro seriamente compiuto, perché diciamo che tende poi a far cadere le braccia, a disarmare la buona volontà dell'autore di un'opera. Sì, ma anche perché poi in tante volte, adesso dipende poi dal tipo di immagini che si intende utilizzare, ma tante volte è davvero impossibile fare una ricerca accurata e dettagliata, soprattutto se si attinge dall'online, perché sul cartaceo è più facile trovare riferimenti alle fonti, ma l'online è troppo dispersivo. Cioè, a me è capitato un cliente che sta avendo dei problemi per delle contestazioni sull'utilizzo di una fotografia che online e ovunque, anche su siti dove la propongono come materiale liberamente utilizzabile, tra l'altro in alcuni casi anche abbinata a licenze Creative Commons,
mentre c'è un soggetto che dice di essere l'autore e che chiede dei diritti, minacciando anche, insomma, un'azione legale. Quindi, insomma, è difficile barcamenarsi. Sì, è un campo minato. Poi io ho incontrato problemi rispetto alle proprietà private e alle proprietà pubbliche. Supponiamo fotografare un dettaglio di un tribunale o di un ufficio postale centrale del razionalismo italiano, supponiamo, per cui di proprietà pubblica, e un portale di una casa del 400 nel qualunque centro storico di Ferrara o di Bologna. Ecco, questa distinzione tra pubblico e privato per me è stato un incaglio non da poco, perché con il privato vado proprio sul pragmatico, con il privato occorre fare un contatto privato, privatistico, cioè tocca andare a suonare il citofono, il campanello della porta. Con un ente pubblico, una pubblica proprietà, invece la via, se magari più lunga nel suo sviluppo, però diciamo meno immediata, però comunque ha un iter ufficiale che tutto sommato non è scoraggiante, perché ci sono dei referenti all'interno di questi istituti che hanno proprio il compito di relazionarsi con questo tipo di problemi. Per cui, ecco, come dicevo all'inizio, Andrea, ho depistato un po' la questione. No, ma è un problema che si presenta. Io posso aggiungere un'esperienza personale, cioè di avere una ricerca fatta, pubblicata online una dozzina di anni fa, o forse anche 13 anni fa. Qualche mese fa un sedicente studio di un avvocato con nome italiano e basato in Polonia ha tentato un'estorsione proprio perché c'erano delle foto di architettura che secondo lui avevano bisogno di diritti, e lui si è presentato come difensore di terzi. Poi fortunatamente si è capito, cercando un po' in giro, che è uno che ci prova sempre, che non aveva basi serie. Questo è un altro problema. Per fare estorsioni, però ci sono anche questi. Cioè quelli allora, che... allora anch'io dovrò attendermi sortite di questo tipo, ma adesso abbiamo possibile. L'avvocato Gallo, per cui... Beh, questo... Bocca al lupo. Ci affideremo a lui. Bocca al lupo. Direi che abbiamo abusato del suo tempo fino all'ultimo, penultimo minuto, ma se vuole aggiungere qualcosa, avvocato, noi la ringraziamo ancora. No, io ringrazio voi e resto a disposizione laddove ci siano ovviamente particolari esigenze o comunque curiosità, contattatemi pure, anzi se volete magari vi lascio, magari tramite il professor Aceti mi mando poi i miei contatti. Mandi direttamente a Valentina, così lo inseriamo nella mail. Tra l'altro sì, Valentina ce l'ha, la mia mail, quindi può anche inoltrarla a tutti i partecipanti e laddove insomma ci siano necessità. Facciamo girare insieme agli altri nomi di cui avevamo raccolto disponibilità, poi vediamo se sarà anche se ulteriore dovesse confronto. Essere necessario qualche incontro di recupero con chi non ha partecipato oggi, insomma, massima disponibilità da parte mia. Benissimo, grazie anche per questo. Grazie anche da parte mia. Grazie a voi. Grazie. Abbiamo esaurito il suo tempo, ringraziamo anche Martina, Silvia e Enrico per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Vi chiedo la registrazione, la mail. La mia è quella di Barbara. Le mail di Martina e di Silvia. E ancora grazie a Enrico, grazie mille. Grazie a voi, a te Valentina. Ciao Andrea, buona serata a tutti. A presto, interrompo la registrazione, devo restare un po' qua finché non riprende. Valentina, posso scriverti nella chat, vero? Sì, certo, grazie mille. Sì, te l'ho scritto anch'io in chat. Comunque, la di Barbara, nome, punto, cognome, @.